perché Luisa è stato un punto di riferimento di un amore molto grande che richiamava l'amore di Dio. E poiché la gente ha sempre un desiderio enorme di essere amata e quindi ha questa nostalgia enorme di Dio, questa persona, malgrado stesse sempre a letto, malgrado fosse una persona semplice e umile, traspirava proprio un grande amore. La gente si sentiva amata e questo amore era un segno del Dio che viene. Più conosciuta all'estero, addirittura in America meridionale, che non a Corato, perché? Perché quando è vissuta Luisa c'è stata la grande immigrazione soprattutto verso l'America, e allora molti che da Corato sono andati lì si sono portati dietro questo, diciamo, questo segno che era la Luisa, verso cui tutti andavano a chiedere consigli, eccetera. E allora che cosa è successo? Che da lì, col passaparola, è andata a finire in tutto il mondo. Accorato, sa, dice il Signore che nessuno è profeta in patria sua, è una frase del Vangelo. E certe volte succede pure così con le persone buone, sante, che cioè proprio nel loro paese vengono meno riconosciute come tali. Però dobbiamo anche dire che il funerale di Luisa, per esempio, quando è morta, sono stato un tributo di popolo, quindi non è che non era conosciuta. Nessun livello culturale avanzato, però ha scritto tantissimi libri. Com'è possibile? E lei ha scritto quello che il Signore le dettava, l'ispirava. Non era uno studio il suo, era una vita vissuta, quindi era un racconto di tutto quello che lei viveva giorno per giorno, per cui non aveva bisogno di tante strutture mentali, di tante, diciamo, di tante conoscenze sociologiche, psicologiche, cioè non ne aveva bisogno. Lei raccontava quello che avveniva nel suo cuore, nella sua vita, nella sua carne proprio. Cos'è la fede per Luisa Piccarelli? La fede è un grande amore per Gesù Cristo. Ecco, lei ha incontrato Gesù Cristo e si è innamorata di Gesù Cristo. Allora, innamorata di Gesù Cristo, dopo è andata avanti tutta la vita. Ecco, sulla tua parola getterò le reti, aveva detto San Pietro. E Luisa dice: sulla tua parola getto la mia vita. Possiamo dire che era una persona normale, nel senso che ha vissuto una vita normale, nel senso che lavorava, leggeva, accoglieva le persone, solo che stava sempre a letto. Perché stava sempre a letto? Perché aveva una malattia strana che aveva avuto, io dico quasi in dono da Dio, nel senso che Dio, che Gesù Cristo gli aveva detto: se tu dovessi fare tante cose non avresti tempo per pensare a me, allora invece io ti tolgo le cose esteriori, così io posso attraverso di te lanciare un grande messaggio. E questo messaggio, cioè il vivere nella volontà di Dio. E la grandezza di Luisa è proprio in questo, che lei ha lanciato al mondo il messaggio del passaggio dal fare la volontà di Dio al vivere nella volontà di Dio. Fare nella volontà di Dio significa fare qualcosa che un altro ti chiede. E allora significa che Dio ti dice: fai questo, fai quello, fai quello, quasi come fosse un servo, no? Invece vivere nella volontà di Dio significa: stai con me, passi dall'essere servo all'essere figlio. E questo è il grande messaggio che il Signore ha voluto dare al mondo attraverso Luisa. Ecco, lei ha fatto una biografia di Luisa. Che idea si è potuta fare di questa figura? Ah, di una figura straordinariamente amante. Lei era impastata di amore da piccola proprio, no? Nel senso che aveva compassione, non la miseria che si... No, proprio pativa, compativa, viveva, amava tutti gli altri. Infatti durante la guerra, per esempio, quando le mamme andavano da lei: dimmi mio figlio, prega per mio figlio, cioè, lei se la sentiva addosso questa richiesta, e quindi era una donna che amava moltissimo. Come reagiva le prime diffidenze da parte della Chiesa? Ah, allora, lei è stata sempre obbedientissima alla Chiesa, infatti non ha mai fatto niente che non lo sapesse il Vescovo, che non lo sapessero i suoi sacerdoti.
e questa è una delle caratteristiche proprio che la differenziano da tante altre missionarie che pure in quel tempo c'erano state, no? Però è questo proprio, l'ecclesialità, il dono dell'obbedienza, proprio, ecco, lei non faceva niente se non lo verificava con chi nella Chiesa aveva il potere del discernimento. Il rapporto con Padre Pio quando andavano i fedeli, molti di questa zona, diceva: perché venite da me quando avete da voi una santa? Sì, infatti ci sono anche delle lettere in cui si dice proprio che i primi iscritti, qualcuno aveva timore a dare dei soldi per stampare questi iscritti e chiedeva a Padre Pio: ma li dobbiamo dare o non li dobbiamo dare? Lui diceva sempre di sì, perché ci credeva a questo messaggio della Luisa.